Signore e signori, buonasera e benvenuti alla terza struttura di Valmontone per questa giornata del campionato di Serie B, Girone C, che vedo posta la capolista Airfire Virtus Valmontone alla Massima Vending di Catanzaro. L'Airfire Virtus Valmontone che dopo l'unica sconfitta patita in campionato a Barcellona ha ripreso la sua marcia e reduce dalla splendida affermazione ottenuta giovedì scorso sul campo della Lewis, una vittoria veramente senza storia, quella dei ragazzi di Coach Origlio contro la Lewis che fino a quel momento era a 2 punti dalla vetta, ora messa a 4 punti di un girone dove l'Airfire comanda a pari punti con Napoli, che però ieri nell'anticipo ha sbancato Cassino, ed ora la Virtus Airfire, se vuole ritornare in vetta, deve superare la coriacea squadra calabrese del Massia Vending, che è reduce da una bella vittoria nel turno infrasettimanale ottenuta con sofferenza dopo tempi supplementari, ma comunque una bella vittoria. È tutto pronto ad arbitrare questa partita, ci sono i signori Mirko Di Franco di Dalmine, Paolo Sordi di Casalmorano, e andiamo a vedere le formazioni. Coach Origlio va in campo con i soliti Guarino, De Fabritis, Carriso, Caceres e Visconti. Dall'altra parte in campo vediamo Carpanzano, Calabretta, Medizza, Naso e il numero 13, Morici. La prima possesso è per la squadra in maglia blu di Catanzaro con Calabretta che va in penetrazione ma perde palla, la recupera Caceres, via la transizione valmontonese con Carriso che aspetta Visconti. Visconti gioca il piccherò centrale con Guarino, Guarino trova tutto chiuso, poi si alza dal tiro libero, apre in angolo, la palla gira velocemente, Carriso penetra, scarica per De Fabritis, con tanto spazio il tiro non va, ma Visconti a rimbalzo triplicato, apre per Caceres, Carriso riprova la tripla lui e la partita inizia con la tripla del preside dopo una bella azione offensiva dell'Airfire, 3-0, ed ora a difendere su Calabretta opposto a De Fabritis. Esce Carpanzano, braccato da Guarino, Carpanzano è la bocca da fuoco della squadra ospite, movimento sospetto di Carpanzano, gli arbitri lasciano correre, Carpanzano sbaglia, recupera il rimbalzo, ancora opposto a Guarino, va a spalle a Canesso, Guarino lo accompagna verso il raddoppio di Visconti, scarico in angolo, Naso torna su Medizza, ancora uno scarico, ma lo scarico questa volta è per Guarino, buona azione difensiva della Virtus che torna in avanti con Carriso che De Fabritis, ora Visconti, gioco alto basso con Carriso che si alza dal centro, il tiro balla sul ferro, esce, prova un lancio lungo Carpanzano per Medizza, persa ancora da Catanzaro e si riprenderà con 8:24 da giocare, l'Airfire avanti di 3-0 in questo primo quarto. È Ciccio Guarino che supera la metà campo opposto a Calabretta, chiama il gioco su Carriso, ecco che la palla torna a Guarino che finge il tiro da tre, va dentro a velocità doppia e va a prendersi la prima penalità di Calabretta. Si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco per l'Airfire Virtus Valmontone con il signor Di Franco pronto a consegnare la palla nelle mani di Ciccio Guarino, linea a 4 per la ricezione, la palla arriva a De Fabritis che aspetta il movimento dei compagni, poi sceglie Guarino, 10 secondi, Guarino gioca sul piccolo di Visconti e va a piazzare un'altra tripla, 6-0 Virtus Airfire con Guarino che è andato a punire il movimento pigro della difesa calabrese. Ecco Medizza che molto lontano dal canesso chiude il palleggio, va fra Carpanzano, sempre braccato da Guarino, Guarino però usa illegalmente le mani e c'è il primo fallo anche per il doppio zero in maglia biancorossa. Primo fallo per Ciccio Guarino. La rimessa in zona d'attacco per la compagine ospite affidata alle mani di Calabretta. Calabretta offre a Morici, Morici riapre su Carpanzano che si alza da tre, sbaglia, lotta a rimbalzo che vede il tocco di De Fabritis per Carriso, Guarino è dall'altra parte, poi apre su Visconti, triplicato, ma Visconti
in questo momento è veramente di un'altra categoria per tutti. Si alza e spara in testa alla difesa ospite, 8-0, inizio veramente importante quello dell'Airfire Virtus Valmontone, che con 3 minuti ha messo già 8 lunghezze, ma la partita è lunghissima. Ecco che Naso attacca, gioco alto e basso, Caceres che va in chiusura su Medizza che sbaglia da sotto, recuperata la palla, Guarino dietro la schiena per Biscotti, spettacolo alla terza struttura, assist dietro la schiena di Ciccio Guarino e grandissimo canestro ancora di Luca Biscotti, 10-0, pubblico veramente invisibilio per questa Virtus che continua a dare spettacolo. Ma bisogna difendere, c'è un bellissimo gioco sulla rimessa, la palla esce fuori, conclusione mancina del numero 7 Naso, non va, Carriso spazza tutto, Guarino è già dall'altra parte per De Fabritis che si alza in transizione da 3, non va, rimbalzo di Morici, tutto il pubblico era in piedi, pronto a sottolineare la conclusione di De Fabritis che non è andata e bisogna ora difendere ancora, Carpanzano viene mandato dentro, bellissima azione di Carpanzano, uno contro tutti, canestro in sottomano sinistro e primi 2 punti dopo 4 minuti di gioco per la compagine ospite, 10-2, Biscotti, spalla canestro contro Medizza, aspetta De Fabritis che mette palla a terra, ritorna su Biscotti che si gira, semigancio sinistro che balla sul ferro ed esce, il rimbalzo è conquistato da Morici che va via a Carriso e va a segnare il reverse, 10-4. Ancora palla profonda per Biscotti, opposto spalla canessa a Medizza, Biscotti si fa largo e poi va a realizzare in conclusione mancina Luca Biscotti. C'è Medizza che si lamentava per un presunto uncino di Biscotti a suoi danni, ma l'arbitro non è stato dello stesso avviso ed ora siamo nella metà campo difensiva dell'Airfire con il numero 13 Morici che interrompe il palleggio, la palla arriva a Carpanzano, 3 secondi sul cronometro, 2-1, c'è un cross di Naso a tempo praticamente, 24 secondi scaduti, palla recuperata, Guarino finge il tiro da 3, poi offre a Caceres che è nel pitturato, mette palla a terra, il contatto che gli porta il numero 7 Naso viene ritenuto falloso, rimessa in zona d'attacco per la squadra valmontonese con Ciccio Guarino pronto a rimettere da fondo campo, 12-4 a metà del primo quarto, inizio veramente buono dell'Airfire Virtus Valmontone, c'è stato un cambio nelle file ospite, esce Calabretta ed entra il numero 9 Monacelli. Ecco che la palla viene offerta a Ciccio Guarino che aspetta il movimento, arriva De Fabritis, De Fabritis finge il tiro, poi riapre il gioco su Carriso, 12 secondi, pick and roll centrale, Carriso gira intorno al blocco di Biscotti, poi si alza da 3 e il preside mette un'altra tripla del più 11, 15-4 Airfire che continua a giocare molto bene i suoi giochi d'attacco e trovare soluzioni sempre abbastanza pulite e lineari. Ora difficoltà per l'attacco ospite con Ciccio Guarino che devia un passaggio di Monacelli, coach Pullano ci vuole parlare su, interrompe il gioco, 4:29 sul cronometro del primo quarto, Airfire Virtus Valmontone 15, Massimo Vending Catanzaro 4, a risentirci dopo questo time out. Time out completato alla terza struttura, non ci sono stati cambi. Catanzaro riprende con uno slalom di Monacelli che arriva fino in fondo. Buon rientro dal time out della compagine ospite con un bel canestro di Monacelli che porta a meno 9 la sua squadra. Ora c'è Carriso in possesso di palla, la palla arriva a Guarino, pick and roll centrale con Biscotti, poi Guarino si alza dal tiro libero, il tiro balla sul ferro, il rimbalzo è controllato da Naso. Naso apre per Monacelli, opposto a De Fabritis, Monacelli serve Naso che
si ritrova davanti Bisconti, la palla arriva a Carpanzano, cambio accettato, Bisconti è su Carpanzano, Naso prova ad attaccare Caceres, spalla a Canestro, si gira, va in gancio sinistro, sbaglia Carriso, lotta rimbalzo, devia, la palla arriva a Caceres, poi a Guarino, Guarino, Bisconti, Bisconti va a spalle a Canestro, eccolo che riapre su De Fabritis con tanto spazio, la tripla è corta, il rimbalzo è di Medizza, Medizza per Carpanzano che va sotto, De Fabritis devia la palla a Morici, la palla però ritorna su Monacelli, ball handling contro De Fabritis, pick and roll con Naso che in questo momento se lo prende Monacelli, si alza dal tiro libero, sbaglia, rimbalzo del numero 7 Naso e De Fabritis interrompe tutto con un fallo che porterà in lunetta Naso per due tiri liberi e Coach Origlio attinge subito dalla panchina e chiama in campo con 3 minuti su crono al primo quarto i due under, con il numero 1 Alfonso Di Anni, classe 97, con il numero 18, il classe 2000 Leonardo Di Francesco, che entrano in campo per Caceres e Carriso. Ricordiamo che si è giocato solo 48 ore fa e quindi ci sarà bisogno di ruotare ed avere sempre forze fresche. Nel frattempo Medizza ha sbagliato e non di poco il suo primo viaggio in lunetta. 1-2, 15-7 e Di Anni che offre la palla a Guarino, Guarino opposto a Monacelli, Guarino che manda via Di Anni, supera la metà campo, poi offre a Leonardo Di Francesco, ecco il primo possesso per il giovane 2000, la palla arriva a De Fabritis che gioca il pick and roll con Bisconti, Guarino 9 secondi, Guarino va in zingarata, poi va dentro, gran canestro di Ciccio Guarino che ha fintato il passaggio a Bisconti e poi è andato a realizzare in controtempo un gran canestro, 17-7, la palla torna ora nelle mani della squadra ospite con il numero 13 Morici che ferma il palleggio, la palla arriva a Guadagnola che nel frattempo è entrato in campo, si prende il tiro, Bisconti a rimbalzo, Guarino, De Fabritis a tutta velocità, Di Anni, Bisconti sul tiro libero, non c'è consegnato, poi Bisconti azzarda una giocata su Guarino, intercetta Morici che va a schiacciare in contropiede solitario il 17-9. Di Francesco a Guarino, Bisconti che fa muovere Di Francesco, poi va a spalle a Canestro, si gira, prova un semigancio mancino contestato, il tiro è corto, il rimbalzo è della squadra ospite, Carpanzano supera la metà campo, ma Di Francesco gli ruba palla e Di Anni ora che va a tutta velocità dall'altra parte, si ferma, è tutto chiuso, la palla arriva a Guarino che ha una mezza idea, purtroppo l'indecisione viene pagata cara, violazione di passi di Ciccio Guarino, persa e nuovo cambio per Catanzaro, entra Artioli al posto di Medizza. 1:40 al primo intervallo, 17-9 dice il tabellone a favore della Virtus e Firegon, De Fabritis che va vicino al recupero su Monacelli, la palla poi arriva a Carpanzano che dall'angolo spara una tripla che non va, la lotta rimbalzo premia però Artioli che prende la rincorsa, va, scarica su Guadagnola che sbaglia due volte da sotto fino a che Di Anni arriva e pulisce tutto prendendo rimbalzo, la palla a Di Francesco, Di Francesco mette a terra, passaggio pigro, persa di Di Francesco che voleva andare da Bisconti ma era tutto chiuso, palla in mano a Catanzaro, la palla gira velocemente, Monacelli finge il tiro, poi cerca di attaccare Bisconti, c'è un raddoppio, Guartioli penetra, poi va a inventare un tiro, il tiro è un sottomano che non va e poi Artioli nel tentativo di prendere il rimbalzo commette fallo su Bisconti, c'è un cambio, va a prendere fiato in panchina tra gli applausi del pubblico il totem Luca Bisconti, torna in campo Manuel Caceres. Gli ultimi 56 secondi di questo primo quarto, la Virtus è avanti di 8 lunghezze, 17-9. Viene chiamato ora il gioco d'attacco, vediamo che è Caceres in punta che offre la palla a Ciccio Guarino, la palla arriva a De Fabritis, ancora silente quest'oggi, De Fabritis chiude il palleggio, Caceres 8 secondi, 7, Caceres va a spalla a Canestro, si alza e
va a prendersi il fallo di Morici e Juan Manuel andrà in lunetta per due tiri liberi. Ancora cambi in casa Catanzaro, fa il suo esordio nella partita anche Latella, che va a prendere il posto di Morici. Ha già ruotato tutti e 9 gli effettivi a sua disposizione coach Pullano. E abbiamo Caceres in lunetta che realizza il primo tiro libero. Due su due, 19-9, 37 secondi, due possessi per chiudere questo primo quarto. Monacelli attacca De Fabritis, ancora Monacelli che non interrompe il palleggio, poi va da Artioli, Artioli parte in attacco, scarica su Carpanzano che prende la riga di fondo, bel movimento di Carpanzano che però sbaglia, la lotta rimbalzo vede prevalere Guadagnola che va a prendersi il fallo di Di Francesco e andrà in lunetta per due tiri liberi a 18 secondi dal termine. C'è Guadagnola in lunetta per due tiri liberi. Il primo è a segno, 19-9. Due su due, Guadagnola, ultimo possesso del primo quarto. Ciccio Guarino vorrà un tiro solo, 13 secondi, la palla arriva a Di Anni che ha Di Francesco, Di Francesco aspetta l'uscita di De Fabritis, Carpanzano lo contrasta, De Fabritis, grande azione di Antonio De Fabritis che supera Carpanzano, non c'è l'aiuto, due facili per De Fabritis e va in archivio il primo quarto alla terza struttura di Valmontone. L'Airfire è avanti per 21-11 contro il Massia Vending Catanzaro. A risentirci dopo la pausa. Tutto pronto per la ripresa del gioco, andiamo a vedere l'Airfire Virtus Valmontone che si ripresenta con Guarino, Di Francesco, Andrea Martino che fa il suo esordio in questa partita, Di Anni e Caceres, dall'altra parte in campo ci sono Artioli, Monacelli, Latella, Guadagnola e Carpanzano. Caceres consegna a Ciccio Guarino che gioca su Di Anni, la palla a Martino, Martino aspetta l'uscita dai blocchi dei compagni, poi serve Guarino, 11 secondi, piccherò il centrale di Guarino con Caceres, la palla arriva a Di Francesco che si alza con la tripla che non va, il rimbalzo è di Guadagnola. Guadagnola offre la palla a Monacelli che si arresta sul tiro libero, apre sul Carpanzano che prende subito la penetrazione, la palla arriva a numero 12 Latella che si avvicina a Canestro, poi buon gioco di Piedeperno e Canestro, meno 8. Martino, la palla arriva a Caceres, Caceres aspetta il movimento e c'è una nuova violazione di passi per Ciccio Guarino che ha raccolto la palla e non l'ha messa subito a terra, giusta la chiamata del signor Di Franco, anche se il nostro giocatore non è molto d'accordo, comunque bisogna difendere con Di Anni opposto a Monacelli, cambio accettato, ci va Caceres ora su Monacelli, Monacelli non interrompe il palleggio, si ferma sul tiro libero, la palla arriva al numero 12 Latella che batte Di Francesco e va a realizzare due comodi, meno 6, prova a riavvicinarsi Catanzaro in questo frangente, vediamo ora la reazione virtusina con Guarino che si alza da 3, il tiro non va, il rimbalzo è di Guadagnola per Carpanzano, spinge, Catanzaro può riavvicinarsi, Monacelli spara una tripla corta, la palla è presa da Guarino che apre uno splendido contropiede per Martino che va in penetrazione, sbaglia la cosa più semplice, poi prende il rimbalzo, si porta a casa il fallo nel numero 5 Carpanzano, Martino e lunetta per due tiri liberi, cambio Virtus, esce Leonardo Di Francesco, torna in campo il preside Manuel Carriso. Martino in lunetta per due tiri liberi. Ecco Andrea Martino che raccoglie la concentrazione,
e realizza il suo primo tentativo. Errore sul secondo, tiro libero, ma dormita colossale della difesa ospite, e Alfonso Diagni con un bel tap-in addirittura completa un insperato gioco da tre punti che riporta più 9 il vantaggio Air Fire. Ora Carpanzano che batte Carriso, va in un tentativo sinistro che non va, il rimbalzo è presa di Manuel Carriso che scambia con Guarino, siamo già dall'altra parte. Diagni, Caceres, gioco un pick and roll con Caceres, con Carriso, assist di Manuel, il preside Carriso, e canestro di Martino che si era liberato con uno splendido backdoor. Più 11 Air Fire. Monacelli va in zingarata, Diagni tenta di stopparlo, abbassa la mannaia, la palla entra e ci sarà un gioco da tre punti per Catanzaro, perché Monacelli realizza e si porta a casa il fallo di Alfonso Diagni. Gioco da 2+1 per Catanzaro. Ecco che Monacelli raccoglie il pallone, cortissimo il tiro libero, rimbalzo di Carriso, la palla arriva a Ciccio Guarino, spalle a canestro Martino, Martino attacca Carpanzano, lo porta a spasso per il campo, va sotto e con la sua adorata mano sinistra va a mettere altri 2. Più 11 Virtus Air Fire con 7:30 da giocare in questo secondo parziale. Monacelli, esitation di Monacelli, poi si butta dentro, fallo di Alfonso Diagni. È il secondo fallo per Alfonso Diagni, cambi in vista, doppio cambio per l'Air Fire, escono Ciccio Guarino e Alfonso Diagni, torna in campo il capitano Luca Bisconti e fa il suo esordio nella partita Marco Reali. Dall'altra parte è pronto sul cubo del cambio Morici, che presumibilmente prenderà il posto di Monacelli se realizzerà il secondo tiro libero. Vediamo che Monacelli nel frattempo mette il primo. Due su due, cambio Catanzaro, esce Monacelli e torna in campo Morici. La palla, il signor Sordi consegna la palla a Caceres, si riprende a giocare Marco Reali ora a chiamare il gioco d'attacco virtusino. La palla arriva a Carriso che la offre a Bisconti. Bisconti, grandissimo canestro di Luca Bisconti che si libera con il piede perno e poi con un gancio sinistro deposita il 30° punto dentro la retina. Ora bisogna difendere, Guadagnola esce forte su di lui Caceres, Guadagnola lo attacca dal palleggio ma il tiro è corto, Caceres con in presenza cattura rimbalzo, Reali è dall'altra parte, ancora Bisconti, spalle a canestro, Bisconti non mette palla a terra, adesso sì, riapre su Reali, ancora dentro fuori, ancora fuori per Carriso che ripenetra, scarica, c'è Caceres in angolo, da tre! Grandissima azione Virtus, dentro fuori e Caceres punisce da tre dall'angolo, ora dall'altra parte tripla di Latella che punisce il rientro pigro dei ragazzi di Coach Origlio. Più 11, Martino palla in mano, ecco che la palla arriva a Carriso, pick and roll con Bisconti, Bisconti blocca due volte, poi Carriso riapre in angolo per Caceres che attacca Reali, Reali gira sul blocco di Caceres, riapertura su Carriso, bisogna tirare e la palla arriva a Caceres che però non trova la retina, trova il ferro, dall'altra parte Artioli consegna a Guadagnola, c'è un'interferenza fallosa di Marco Reali e si riprende con un possesso offensivo per Catanzaro, terzo fallo di squadra per Valmontone, esce Guadagnola, torna in campo Medizza. Sono 11 le lunghezze di vantaggio della squadra di casa, l'Air Fire Virtus Valmontone.
Carpanzano, opposto a Marco Reali, la palla arriva su Morici, Morici mette palla a terra ma è chiarissima la violazione di passi del numero 13 in maglia blu e ci sarà rimessa a favore dell'Airfire Virtus Valmontone. Marco Reali supera la metà campo, si entra nel gioco d'attacco dell'Airfire, ma Reali per Martino, Martino in punta, aspetta l'uscita dai blocchi dei compagni, poi serve Bisconti, Bisconti è opposto a Medizza, Bisconti apre in angolo per Carriso, Carriso a Martino che va spalla a Canesso, ma perde la maniglia, la palla carambola, carambola sul piede di Martino, va fuori, persa Airfire. Catanzaro che ha l'opportunità di riavvicinarsi nel punteggio. È Morici che è opposto a Martino, Morici serve Artioli, Artioli ha una finta, poi penetra, scarica per la Gioia opposta a Caceres, Caceres difende forte, la Gioia è costretto a un tiro in arretramento, corto, Caceres pulisce tutto, apre su Carriso, blocco di Bisconti, Carriso palleggia intorno al blocco, poi penetra, la palla viene deviata dalla difesa ospite. E la rimessa sarà in zona d'attacco per l'Airfire con 13 secondi sul cronometro. Ha visto tutto il signor Sordi e a nostro avviso ha visto bene perché c'era stato un tocco di un giocatore ospite. Vediamo Marco Reali, Marco Reali che 10 secondi, bella finta di Reali che riesce a trovare Caceres che attacca forte ma Carpanzano gli sporca il possesso, fallo di Martino su Carpanzano. È il quarto fallo di squadra dell'Airfire, bonus speso, dal prossimo fallo si andrà in luna per due tiri liberi per la squadra ospite, primo fallo per Andrea Martino. Più 11 per la squadra di casa e Carpanzano che gioca il possesso, opposto a Marco Reali, pick and roll centrale con Medizza, poi la difesa virtussina si accoppia male, bel pick and roll. Lo scarico di Carpanzano con l'assist per Medizza che realizza facile, Bisconti ora perde palla, la recupera Artioli che ha un controllo molto sospetto, la palla arriva a Medizza che riapre, il giro veloce, la Gioia si ributta dentro, appoggia e realizza, 33-26, c'è time out chiamato da un coach Origlio scatenato per una chiamata non rilevata dagli arbitri, ma tant'è, 4-0-5 da giocare, 33-26 per l'Airfire Virtus Valmontone, a risentirci dopo il time out. Si riprende a giocare dopo il time out, vediamo come esce la Virtus Airfire da questo time out. Reali, Reali ha un'autostrada, poi si arresta sul tiro libero e va a realizzare Marco Reali. Più 9, Airfire, ora bisogna difendere, Morici va in slalom, poi perde la maniglia, De Fabritis devia sul fondo, c'è un cambio, rientra Monacelli, esce Carpanzano. 3.43 da giocare, più 9 per l'Airfire Virtus Valmontone, la rimessa di Morici per Artioli che batte facile De Fabritis sfruttando il mismatch e va a realizzare da sotto il 28esimo punto della squadra ospite. Reali chiude il palleggio, scarica su De Fabritis. De Fabritis va in penetrazione, scarica su Caceres che si alza da tre, ma il tiro è lungo, rimbalzo è di Artioli, Artioli lancia la Gioia che si ferma, poi va, deve ricominciare perché Caceres ha chiuso tutto, Monacelli contro De Fabritis, ecco che arriva il pick and roll con Medizza, Monacelli chiude il palleggio, rigioca con Medizza, poi va dentro, alza un arcobaleno, Medizza
prende il rimbalzo, ancora 14 secondi per l'attacco, la gioia al tiro, la palla è corta, rimbalzo di Artioli e altri due punti, più 5 Virtus Erfurt. La Virtus ha un po' perso il filo in attacco e Catanzaro è tornato a 5 lunghezze. De Fabritis, Martino, si va da Bisconti, Bisconti a spalla a canestro, ecco che mette palla a terra, scarica su Martino, Martino per Caceres, ancora su Bisconti che si alza, ma c'è un fallo del numero 4 Artioli che era andato a stoppare Bisconti, ma chiaramente a mannaia abbassata. Bisconti poi era anche stato caricato da Medizza. Comunque il nostro totem in lunetta per due tiri liberi, torna in campo Guarino al posto di Marco Reali. Un secondo quarto fino a questo momento un po' morbido dell'Erfurt ha consentito a Catanzaro di recuperare parte dello svantaggio, ma ora Bisconti va a realizzare il primo dei due tiri liberi. E con un 2 su 2 completa il suo viaggio in lunetta. Nel frattempo ancora un cambio, esce Artioli ed entra Naso. Sta ruotando molto i suoi uomini coach Pullano. Ed è Monacelli che supera ora la metà campo opposto a Ciccio Guarino. Pick and roll centrale con Medizza, Monacelli che scarica per Naso. Naso ferma il palleggio, va da Medizza, ancora Medizza per il numero 13 Morici che tira, il tiro è contestato da De Fabritis, ma Morici gli torna il pallone e piazza una tripla dall'angolo, 37 a 33. Guarino a De Fabritis, ora la Erfurt ha solo 4 lunghezze di vantaggio, quindi deve riprendere il filo del gioco come all'inizio. Vediamo Bisconti e Guarino. Guarino ferma il palleggio, palla a Martino che parte testa bassa, si arresta e va dal pitturato a realizzare altri due, Andrea Martino, più 6. Ed ora possesso difensivo per l'Erfurt con Monacelli che a giocare il solito pick and roll con Medizza, la palla arriva a Medizza, Bisconti chiude tutto, Medizza prova ad avvicinarsi, Bisconti chiude, prende il rimbalzo, Martino vola, contropiede al file, palla per De Fabritis in angolo senza pensarci, la tripla di Antonio De Fabritis che riporta a 9 le lunghezze per i biancorossi padroni di casa. Bella azione in transizione, ora Monacelli che si arresta nel pitturato, palla a Naso, braccato da Caceres, Medizza che si avvicina contro Bisconti, Bisconti lo difende bene, Medizza si incarta, va a tirare sotto alla struttura del tabellone, persa e cambio, esce il numero 12 Latella, torna in campo il numero 8 Guadagnola. La Virtus Erfurt è tornata a più 9 ed ora il possesso per allungare ulteriormente, vediamo questa giocata. Coach Origlio si sbraccia dalla panchina per chiamare una giocata, vediamo quale sarà. De Fabritis a Martino, Guarino che taglia sul fondo, la palla arriva a Bisconti, consegnato su Guarino, Guarino penetra, si arresta, poi controllo problematico, persa da Guarino, contropiede, Guadagnola va a segnare due facili. Time out di Coach Origlio a 29 secondi dal termine. Vediamo che Ciccio Guarino non è convinto della chiamata precedente, ma bisogna tornare in panca per il time out e ecco che i compagni ora lo portano in panchina. Siamo a più 7 per l'Erfurt che avrà l'ultimo possesso. Tornano in campo le squadre dopo il time out, vediamo cosa avrà disegnato Coach Origlio per quest'ultima, per quest'ultimo possesso. Vediamo la giocata, c'è Martino pronto per la rimessa che offre la palla a Francesco Guarino, opposto al numero 9 Monacelli, la palla arriva subito a Caceres, ci sono 5 secondi di discrepanza tra i due cronometri, quindi la Virtus non potrà andare fino in fondo.
Guarino opposta a Monacelli che gli ruba la palla e va a piazzare altri due facili in contropiede. 42-37, meno 5, Guarino a Bisconti, è l'ultimo possesso, Bisconti apre per De Fabritis che dall'angolo prova la tripla che non va, termina qui il primo tempo a Valmontone. L'Hellfire Virtus Valmontone è avanti 42-37 contro la Massia Vending di Catanzaro. A risentirci dopo l'intervallo. Rientriamo in collegamento dalla terza struttura di Valmontone quando sta per riprendere il gioco questo terzo quarto di questa partita tra l'Hellfire Virtus Valmontone e il Massia Vending di Catanzaro. Ne approfittiamo per dare qualche parziale della gara fino a questo momento. Nella Virtus Hellfire abbiamo 5 punti per Ciccio Guarino, 2 per Marco Reali, 5 per De Fabritis, 6 per Carriso, 7 per Martino, 10 per il totem Luca Bisconti, 2 per Dianni e 5 per Caceres. Dall'altra parte 9 Latella, 8 Monicelli, 3 Medizza, 7 Morici, 4 Artioli, 2 Carpanzano e 4 Guadagnola. È tutto pronto per la ripresa del gioco, vediamo che l'arbitro Di Franco è pronto a consegnare il pallone. In campo ci sono per la squadra ospite Morici, Monacelli, Medizza, Naso e Guadagnola. Quintetto alto per coach Pullano. L'Hellfire Virtus Valmontone in campo con Guarino, Carriso, Martino, Caceres e Luca Bisconti. Si è ripreso a giocare, il primo possesso è ospite, Monacelli, piccherò centrale con Naso, Monacelli prova ad attaccare, la palla arriva a Medizza che va nel pitturato, Bisconti difende forte, il tiro non va, Caceres strappa il rimbalzo, controlla Guarino per Carriso, non c'è transizione, allora Carriso aspetta l'arrivo di Guarino, lo serve, Guarino scarica per Martino che riapre su Bisconti, 12 secondi, Guarino piccherò centrale, la palla viene deviata, persa di Guarino e riparte Catanzaro con Medizza che serve Guadagnola che ha preso posizione, non c'è canestro, c'è fallo di Caceres prima della ricezione, non ha pagato a caro prezzo la persa di Guarino l'Hellfire, il fallo è di Manuel Caceres. Prima della ricezione, Guadagnola è abbastanza dolorante, vediamo che c'è bisogno di segnalare meglio chi ha commesso il fallo. Ora è tutto pronto per la ripresa del gioco, è il primo fallo di Manuel Caceres, questo fischiato, vediamo che il signor Sordi è pronto a consegnare la palla nelle mani di Morici per la ripresa del gioco. Morici che consegna Monacelli che mette palla a terra, poi va a giocare intorno ai blocchi di Medizza, ferma il palleggio, Guarino lo pressa, Naso contro Caceres, Naso prova ad attaccare, terzo tempo un po' problematico, Monacelli va sul fondo, si arresta dal mezzo angolo e porta a meno 3 i suoi colori. Carriso per Caceres, per Carriso, siamo dall'altra parte, Bisconti ha preso posizione contro Medizza, Bisconti si avvicina a canestro, va Luca Bisconti, arriva il raddoppio, ma il raddoppio che arriva è un raddoppio falloso, Medizza commette fallo, è il primo fallo del pivot ospite contro Luca Bisconti, l'Hellfire ha solo 3 lunghezze di vantaggio, dopo un avvio scintillante la Virtus si è un po' fermata, ha subito il ritorno della squadra ospite ed ora la partita è su un solo possesso di vantaggio, tutta da giocare. Carriso va in penetrazione, scivola Naso che cadendo spinge Carriso, è ancora 14 secondi per il possesso virtussino, 8:40 da giocare, la rimessa da fondo
con Ciccio Guarino pronto, c'è una linea a tre pronta alla ricezione, la palla arriva su Andrea Martino finta di tirare, poi scarica su Carriso, si alza lui dall'arco e va a mettere la tripla, assist di Martino, molto altruista, e tripla del preside con la Virtus che riallunga nuovamente a più 6. Ora Martino a deviare il possesso di Guadagnola sul fondo. Ci sarà una rimessa in zona d'attacco per la compagine ospite. Bisogna serrare le maglie in difesa, ricominciare a mordere come ad inizio primo quarto. Morici che rimette con, trovando molto lontano Monacelli prende la rincorsa, attacca, serve Medizza che ha un controllo problematico, il tiro è sbagliato, Martino controlla, Guarino è già dall'altra parte, ball handling di Ciccio Guarino, poi pick and roll centrale con Bisconti, Guarino si arresta, va con il suo caratteristico tiro che però non va, e il rimbalzo ora è di Catanzaro che prova a giocare in transizione, Guadagnola è opposto a Martino, lotta tra Mancini, Guadagnola si alza, la palla non va, Medizza strappa un bel rimbalzo, si avvicina, sbaglia e poi Bisconti e Caceres prendono rimbalzo in difesa, Carriso è dall'altra parte, la palla arriva a Martino, Martino va a cercare Caceres ma Morici capisce tutto, intercetta, contropiede, Medizza va a schiacciare il meno 4, 45 a 41 con l'Airfire che sta, ha perso l'ennesimo pallone in attacco per un passaggio un po' pigro, ma ecco che bel lob di Carriso per Bisconti, Bisconti chiuso da tre, trova il pertugio per alsarsi e andarsi a prendere il fallo, non abbiamo visto, ci pare, di Guadagnola, è il primo fallo, viene segnalato dal tavolo, comunque Luca Bisconti e Lunetta per due tiri liberi che possono riportare a due i possessi di vantaggio per la squadra di casa. 45 a 41, Bisconti che raccoglie la concentrazione e va a mettere il primo tiro libero. Ecco che Bisconti ancora con il pallone in mano. Completa il suo viaggio Lunetta con un bel 2 su 2, il nostro capitano, nuovamente più 6 ed ora possesso difensivo, Monacelli opposto a Ciccio Guarino, pick and roll centrale con Medizza, Monacelli si butta dentro, riapre su Morici, la palla arriva a Naso che si alza da 3 ma il tiro è corto, Bisconti taglia fuori il rimbalzo, Guarino raccoglie, spinge a tutta velocità, la palla arriva a Carriso che si ferma, aspetta Bisconti, poi apre in angolo a Caceres che si alza con tanto spazio a mettere la tripla, Manuel Caceres, più 9, Airfire, e Caceres che chiama a gran voce l'incitazione del pubblico che sale subito, aumenta i decibel, Monacelli si arresta dietro il pick and roll e risponde con una gran tripla, Monacelli, meno 6 ma Guarino non vuol saperne di ragionare, spinge nuovamente, la palla arriva a Guarino in angolo a Caceres che attacca sulla riga di fondo, scarica per Bisconti, assist di Caceres, due facili di Luca Bisconti, Monacelli è già dall'altra parte, la Virtus è rientrata tutta in difesa, Medizza che attacca Caceres, lo porta sotto canestro, si rigira, poi scarica su Monacelli, opposta a Guarino, Monacelli mette palla a terra, trova un varco, penetra, si arresta sul tiro libero, il rimbalzo è catturato da Guadagnola che viene spinto da Andrea Martino, ci saranno due tiri liberi per il numero 8 in maglia blu per il fallo, per il secondo fallo commesso da Andrea Martino, secondo fallo della sua partita, cambio, esce Naso, torna in campo Latella, due tiri liberi per Guadagnola a 5.48 dal termine di questo terzo quarto con l'Airfire sopra di 8 lunghezze. È lungo il primo tiro di Guadagnola, ecco che
secondo tiro libero consegnato a Guadagnola. Che realizza più 7 Airfire, Visconti a Guarino. Guarino chiama il gioco d'attacco e supera la metà campo con l'aiuto di Caceres. Palla a Martino, ecco che c'è il movimento, uscita di Carriso, prontamente servito. Visconti prende posizione, riceve, scarica in angolo per Guarino. Guarino ancora per Visconti. Visconti si alza dal centro, gran canestro di Luca Visconti che segna in testa al numero 17 Medizza con un gran movimento. Luca Visconti ancora dominante, il centro virtusino quest'oggi. Morici opposto a Carriso, perde un po' l'abbrivio, poi si alza con una tripla fuori ritmo. Latella, il tiro non va, Visconti ancora rimbalzo per Carriso, la palla è già dall'altra parte. Carriso che riesce a servire Guarino che cambia lato su Martino, Martino a Visconti, Visconti gioca un alto basso che viene però capito dalla difesa ospite che recupera la palla. Moniacelli lancia Medizza che riesce a controllare il corpo, a riaprire, ma non c'è più transizione. Morici va alla penetrazione, scarica per Guadagnola, assist di Morici, canestro di Guadagnola, 54-47. Bella azione questa del numero 13 calabrese che ha superato il suo rivale diretto che con un bel palleggio e poi ha servito l'assist a Guadagnola. Guarino apre per Carriso, la palla gira per Martino che si alza dall'arco, il tiro è lungo, Morici prende il rimbalzo, bisogna difendere, più 7 ma il possesso è Catanzaro e Martino, grande intervento difensivo in anticipo su Medizza. Guarino lancia dall'altra parte Carriso, Carriso spalla canestro contro Morici, si arresta, piede perno e va a tirare di mancino. Morici lo stoppa ma la rimessa resta virtusina con 12 secondi sul cronometro. Cambio, esce Martino, torna in campo Antonio De Fabritis, 3:53 da giocare. Ciccio Guarino è pronto a rimettere la palla. Carriso aveva fatto tutto molto bene, poi è andato a tirare con troppa sicurezza, l'ha subito il ritorno con stoppata di Morici, ma la Virtus ancora in possesso, 7 secondi, Carriso si alza, scheggia il ferro, la tripla, il rimbalzo è di Guadagnola, la palla arriva nelle mani di Carpanzano che nel frattempo è rientrato in campo per Monacelli. Carpanzano arresta il palleggio, gioca il pick and roll poi con Medizza, poi va a cercare lo scarico, Visconti e Guarino ci mettono le mani, la palla viene recuperata da Carpanzano che però poi la perde mandandola in passaggio indietro. Nel frattempo va a prendere riposo Luca Visconti, entra in campo Stefano Saletti per l'Airfire, fa il suo esordio in questa partita il giovane pivot classe 97, il bresciano Stefano Saletti. Rimessa da metà campo con Antonio De Fabritis che serve Caceres, Caceres a Guarino, Guarino che osserva il movimento dei suoi compagni, mette palla a terra, la offre a Ramiro, a Manuel Carriso, Manuel Carriso che a De Fabritis che si apre dall'angolo, finta il tiro, poi prende la penetrazione, riapre su Guarino che si arresta sul tiro libero, il tiro non va, Medizza spazza tutto, Morici è già dall'altra parte ma De Fabritis interrompe la transizione, Morici cerca di attaccarlo, bene la difesa, Medizza attacca Saletti, Saletti cerca di stare con lui, poi costringe all'errore Medizza ma l'imbalzo è di Carpanzano che va al tiro, ma ancora il possesso offensivo di Catanzaro e Guarino ferma tutto spendendo un fallo su Medizza e lo manda in lunetta per 2 tiri liberi. Cambio nelle file ospiti, esce Morici ed entra Artioli. Morici l'abbiamo visto piegato sulle ginocchia, forse un problema fisico per lui o solo necessità di riprendere fiato. Nel frattempo Medizza e lunetta per 2 tiri liberi, il primo è lungo e non va, mancano 2:48 alla fine di questo terzo parziale. Medizza realizza uno dei due, 54-48, più 6 per l'Airfire con Ciccio Guarino che chiama il gioco d'attacco, supera
la metà campo battendo Carpanzano, poi si arresta, torna sui suoi passi, Caceres consegnato a De Fabritis, ancora su Guarino, Guarino aspetta il pick and roll con Saletti, poi si arresta per la tripla che è corta, ma rimbalzone di Saletti per Carriso, ancora Guarino da tre, ci riprova e questa volta punisce la difesa ospite con la tripla che ridà 9 lunghezze alla squadra di casa. Ora tutti a difendere con i biancorossi, ma Guadagnola supera Saletti, poi sbaglia, recupera rimbalzo, sbaglia ancora, devia Caceres, ma Medizza va a prendere il rimbalzo, l'arbitro vede un fallo antisportivo di Saletti, non siamo molto d'accordo, ma la chiamata però va accettata perché probabilmente l'arbitro ha visto un tentativo di Saletti, troppa foga nel tentativo di Saletti, troppa foga senza la possibilità di prendere palla, e quindi se è questa quello che ha visto l'arbitro è corretto, e quindi due tiri liberi per Medizza e poi possesso per Catanzaro, Medizza realizza il primo, quindi Catanzaro ha la possibilità di accorciare ulteriormente. 1-2 per Medizza, che c'è nel frattempo il cambio, entra Calabretta al posto di Latella, -8 per Catanzaro, ma possesso di palla per il fallo antisportivo sanzionato a Saletti, è entrato in campo Marco Reali al posto di Manuel Carriso, nel frattempo vediamo sempre uomo contro uomo la Virtus, Carpanzano a Guadagnola, i due scambiano la palla, Carpanzano attacca Reali, poi Alfredo Artioli che riapre su Carpanzano che si alza da tre, il tiro non va, Guadagnola recupera il rimbalzo, che però Guarino strappa tutto, Tonnara in campo, vediamo di chi è la palla, è una contesa, la freccia premia l'Airfire Virtus Valmontone. La palla sembrava impazzita in questo momento, è stato bravo Caceres a rifugiarsi in palla contesa, nel frattempo coach Pullano chiama time out, con 1:38 da giocare noi ci prendiamo una pausa. Time out esaurito, rimessa Virtus Airfire dopo la palla contesa, non ci sono stati cambi in questo momento di interruzione, è Marco Reali che si incarica di superare la metà campo posto a Carpanzano, la palla arriva nelle mani di Guarino, la palla per Caceres posta a Guadagnola, Caceres interrompe il palleggio, aspetta De Fabritis dentro fuori, poi Caceres si gira e in semigancio destro va a piazzarne altri due, bel canestro di volontà e tecnica quella di Manuel Caceres, il guerriero dell'Airfire Virtus Valmontone. Ora Carpanzano penetra solo contro tutti e va a sfondare contro Antonio De Fabritis che aveva preso posizione in difesa, Carpanzano ha attaccato da solo contro tutti la difesa Airfire ed ora si riprende con più 10 della Virtus e Marco Reali che si incarica di superare la metà campo, Marco Reali aspetta lo sviluppo del gioco, esce De Fabritis e poi Guarino si libera usando in maniera poco ortodossa le braccia sul numero 6 Calabretta e l'arbitro restituisce palla ai calabresi, fallo in attacco e terzo fallo personale per Ciccio Guarino. Calabretta che va a superare la metà campo, Guarino lo bracca, cerca di impedirgli la cosa, Guarino viene, c'è stato un contatto, Guadagnola nel frattempo al tiro da tre, Medizza prende il rimbalzo, riapre, violazione di passi di Guadagnola,
chiarissima la violazione di passi di Guadagnola, che era stato servito da Medizza, che aveva catturato il rimbalzo offensivo. Nel frattempo il signor Sordi va a richiamare la panchina virtussina, che aveva protestato in precedenza per il contatto Calabretta-Guarino non sanzionato dagli arbitri, anzi con un richiamo a Guarino per floating. Quindi bisogna stare attenti, perché ci aleggia una grande T. Guarino nel frattempo si arresta dall'arco e va a piazzare i due punti del più 12. Virtus Airfire, la Virtus ora è tornata a due cifre con il suo vantaggio. Carpanzano posta Reali, eccolo che non chiude il palleggio, poi va un alto e basso per Medizza, ma Guarino capisce tutto e poi intercetta, poi lancia un missile da campo a campo che naturalmente non va, va in archivio anche il terzo parziale. A Valmontone la capolista Fire Virtus Valmontone in vantaggio per 61-49 contro la Massia Vending. A risentirci dopo l'intervallo. Si riprende a giocare questo quarto parziale, andiamo a vedere quali sono i quintetti in campo. C'è Carpanzano, Monacelli, Morici, Medizza e Artioli per Catanzaro. La Rifire Virtus Valmontone apre con Reali, De Fabritis, Martino, Diagni e Saletti. Quintetto giovane questo scelto da coach Origlio per questo inizio di quarto quarto. Morici opposto a Martino, la palla arriva ad Artioli, quindi De Fabritis che non permette una ricezione facile a Carpanzano, poi Medizza opposta a Saletti, Medizza si libera di Saletti con un chiaro movimento di uncino, l'arbitro è lì a due passi, vede tutto, fallo in attacco, persa Catanzaro, bella difesa di Stefano Saletti. Ed ora palla rimessa da De Fabritis per Diagni, De Fabritis supera la metà campo a tutta velocità, poi aspetta che arrivano i compagni di gioco e iniziano la giocata offensiva in fire con Martino per Reali, Reali gira intorno al blocco di Saletti, poi si alza e dal gomito Marco Reali ne piazza due di assoluta bellezza con la sua, con il suo tiro naturale in sospensione, più 14, è il momento ora di stringere tutto e Marco Reali che dà la carica ai suoi con un gran tuffo in difesa a deviare il possesso offensivo. Morici, palla in mano per la rimessa dal fondo, Carpanzano si libera, poi scarica su Morici, ma Saletti ci mette le manone e devia ancora a fondo campo. Nuovo possesso ma solo 10 secondi per il tiro per la squadra ospite. Vediamo Morici sempre a rimettere, Carpanzano mette la palla a terra, si arresta, violazione di passi di Carpanzano, bellissima la difesa della Virtus che era collassata sul numero 5 calabrese, lo ha costretto all'infrazione e ha recuperato l'ennesimo pallone che Marco Reali si appresta a portare dall'altra parte del campo. Martino si aspetta l'uscita di Antonio De Fabritis, pick and roll centrale con Saletti, De Fabritis riapre su Martino, Martino mette palla a terra, Diagni per Reali, 7 secondi, Reali chiude pericolosamente il palleggio, cerca un alto basso con Saletti, deviato, time out, coach Origlio con 3 secondi da giocare e noi ne approfittiamo per prenderci un'altra pausa. Reali con la rimessa da fondo campo, vediamo cosa ha disegnato coach Origlio. De Fabritis in arretramento, il tiro è corto, persa per 24 secondi dall'Airfire e Catanzaro è già dall'altra parte con Monacelli, Monacelli che va in ball handling, poi va a realizzare un bel canestro
in entrata, più 12 per l'Hellfire, con Marco Reali che va a superare la metà campo per De Fabritis, che serve Saletti, che riapre a Martino, pericoloso questo passaggio, ma Martino salva tutto. Marco Reali, 10 secondi, pick and roll con Saletti, Reali si alza da 3 ma non va, Morisci raccoglie rimbalzo e spinge, Artioli, la palla arriva a Monacelli che si è liberato in angolo, Monacelli ha una mezza idea, poi va da Medizza che gioca a spalla a canestro contro Saletti, sbaglia, rimbalzo offensivo, ancora due rimbalzi offensivi perché dopo l'errore di Medizza aveva preso rimbalzo Morisci che ha sbagliato e Saletti ha spinto Medizza. 14 secondi nuovamente per Catanzaro per completare questa azione offensiva con 12 punti da recuperare. Carpanzano va a spalla a canestro contro De Fabritis, poi bel gioco di Piedeperno e appoggio, meno 10. Continua con questo quintetto di giovani coach Origlio, il più anziano in campo è Antonio De Fabritis, classe 1990. Ecco che la palla arriva a Martino, Martino che mette palla a terra e c'è un fallo del numero 13 Morisci che ha usato in maniera illegale le braccia per interrompere il ball handling di Andrea Martino. Dicevamo di questo quintetto giovane, in campo c'è Antonio De Fabritis classe 90, Reali e Martino classe 95, Digliani e Saletti entrambi classe 97. La palla viene consegnata ora ad Antonio De Fabritis per la rimessa, vediamo che è Martino che si propone e riceve il pallone, la palla torna nelle mani di De Fabritis che si allarga in angolo, 8 secondi, De Fabritis penetra, scarica per Digliani che si prende una tripla che però non va, il rimbalzo è di Morisci, bisogna ora difendere, Carpanzano si butta dentro, Marco Reali va a prendere una grandissima posizione in difesa e porta a casa il fallo di sfondamento e la palla recuperata, terzo fallo di Carpanzano, grande azione difensiva del nostro play Marco Reali che è stato molto bravo a prendere posizione, ma ora siamo dall'altra parte, Digliani in possesso di palla, Digliani che mette palla a terra poi chiude pericolosamente il palleggio, Artioli lo pressa in maniera irregolare, c'è un fallo, è il quarto fallo per gli ospiti che entrano nel bonus con 6.52 da giocare, ora la Virtus avrà anche quest'altra opportunità, cioè quella di andare in lunetta ad ogni fallo subito, Marco Reali opposto a Monacelli, gioca il pick and roll centrale, va sul tiro libero, poi sta per perdere palla ma la recupera, riesce ad aprire su Martino, la palla arriva ad Andrea Martino che si alza dal mezzo angolo, il tiro è corto, il rimbalzo è di Medizza, Carpanzano riapre a Monacelli, momento un po' di stanca della partita, allora Carpanzano ci pensa lui a sparare una tripla dal centro, meno 7 con 6 e 23 da giocare, si riavvicina pericolosamente la squadra ospite, sono sempre 7 le lunghezze di vantaggio, Martino interrompe il palleggio, scarica ora su De Fabritis, De Fabritis si arresta, tira lui la tripla e risponde prontamente alla squadra ospite Antonio De Fabritis e rimette 10 lunghezze di distanza tra le due squadre, Monacelli si alza, tiro corto, Saletti ha preso posizione, prende rimbalzo, offre a Digliani la palla a De Fabritis, siamo dall'altra parte, De Fabritis attacca, si ferma sul tiro libero, riapre a Digliani, Martino spalle a canestro contro Morisci, Martino attacca, Morisci è costretto a spingere e ci saranno due tiri liberi per Martino, cambio, esce tra gli applausi del pubblico Stefano Saletti, lo zio come viene chiamato qui a Valmontone, va in panchina complimentato anche da coach Origlio, torna in campo Luca Bisconti mentre è pronto sul cubo del cambio anche Manuel Carriso, probabilmente darà il cambio ad Andrea Martino che è in lunetta per questi due tiri liberi, 5 e 40 da giocare per chiudere definitivamente questa partita che l'Hellfire
sta controllando con 10 lunghezze di vantaggio. Palla ora consegnata ad Andrea Martino, che è pronto in luna per questi due tiri liberi. Il primo tiro libero balla sul ferro e poi entra dentro. Secondo tentativo del numero 10 virtussino, che raccoglie la concentrazione e poi sbaglia. Il rimbalzo è di Medizza, quindi Carriso torna a sedersi sul cubo del cambio. Sono 11 le lunghezze di vantaggio. Carpanzano opposto a Martino. La palla arriva a Monacelli, che gioca il pick and roll con Medizza, entra dentro, poi scarica su Carpanzano che si è aperto in angolo, ma tiro è corto. Carpanzano però recupera rimbalzo, si butta dentro, sbaglia ancora, lotta rimbalzo che Martino vince, va in contropiede, fallo antisportivo di Monacelli che ha arpionato il braccio di Martino, che era andato velocissimo in contropiede, e quindi ci saranno due tiri e possesso per l'Airfire. Nel frattempo esce dal campo Antonio De Fabritis e rientra Manuel Carriso. C'è Andrea Martino nel frattempo che realizza il primo dei due tiri liberi. Più 12 per l'Airfire. Vediamo Andrea Martino che sbaglia il secondo tiro libero. Questo doppio viaggio in lunetta, Martino ha fatto 2 su 4. Cambio, esce Monacelli, rientra Guadagnola. La rimessa però è Airfire che ha 12 lunghezze di vantaggio, a 5 dal termine. Manuel Carriso è pronto a rimettere la palla e Marco Reali, che opposto a Carpanzano, supera la metà campo, offre ad Andrea Martino, gioco per Carriso, spalle a Canesso contro Morici. Carriso si alza ma il suo tiro è corto, rimbalzo di Morici, si era avvicinato bene Carriso, ora al contropiede, la palla arriva a Medizza che però è costretto a riaprire su Morici. Piccherò centrale tra Morici e Medizza, Medizza ha preso posizione ma Visconti devia il passaggio di Morici e Martino è già dall'altra parte, va ad appoggiare di sinistro ma Morici lo sbilancia. Martino non realizza ma se ne va in lunetta con altri due tiri liberi a disposizione. Quarto fallo di Morici e Andrea Martino nuovamente in lunetta per due tiri liberi. Primo tiro libero a segno per Andrea Martino, vediamo come andrà questo viaggio in lunetta del numero 10 virtussino. 2 su 2 e Martino sottolinea con un gesto di liberazione. 4:42 più 14, Coccio Riglio continua a incitare i suoi, li vuole sul pezzo come si dice in gergo. Artioli va a slalomeggiare ma finisce col palleggiarsi sui piedi a perdere palla perché Diani e Visconti avevano raddoppiato bene su di lui e l'Airfire è nuovamente avanti. Diani per Carriso, Carriso che scarica su Martino, ecco che Reali esce a prendersi il pallone braccato da Carpanzano, si va da Visconti, Visconti apre in angolo a Carriso, Carriso mette palla a terra, spalle a Canesso, riapre su Reali, 3 secondi, Reali si alza ma il tiro viene deviato da Carpanzano, la Virtus perde palla, Morici riapre su Medizza per Artioli, Diani va vicino al recupero, poi la palla arriva a Carpanzano che si alza dall'angolo e mette la tripla del meno 11 con 4 minuti scarsi da giocare. Marco Reali supera la metà campo, va su Martino, ecco che Visconti esce in posizione profonda, poi scambia con Reali, Reali gira intorno al blocco, apre su Carriso ma Morici capisce tutto e va a schiacciare Morici, il meno 9, 2 azioni pigre in attacco dell'Airfire.
prontamente un parziale di 4-0 per la squadra ospite, che ha un po' riaperto i giochi, più 9 per la squadra di Valmontone, che però ha il possesso di palla. Esce Martino, rientra Antonio De Fabritis, bisogna sbloccare questa quota a 70, giocare un attacco, come si dice, solido, per andare o a prendere un fallo o a mettere due punti. De Fabritis per Manuel Carriso, che gioca il pick and roll, poi si alza dal centro e Manuel Carriso, il preside, non si accontenta, ne mette tre e rimette in doppia cifra il vantaggio della Virtus, 73-61. Carpanzano palleggia, passa sul blocco, ma Bisconti gli ruba la palla e poi va in cost to cost, serve un assist a Dianni, che era partito per mangiarsi il canestro, ma si mangia la palla, la perde, e così la Virtus rimane con un pugno di mosche con questa azione persa, e quindi bisogna tornare a difendere. Carpanzano che attacca Marco Reali, arriva sulla riga di fondo, Bisconti lo chiude, la palla viene contesa tra Reali e Carpanzano, la freccia del possesso alternato premia la giocata difensiva dei biancorossi valmontonesi, e quindi Manuel Carriso è pronto a rimettere il pallone. Nel frattempo Artioli ha preso il posto di Morici. 12 lunghezze e possesso per l'Airfire Virtus Valmontone. Carriso per De Fabritis, De Fabritis opposto ad Artioli, mette palla a terra, sfrutta il blocco di Bisconti, si alza, il tiro balla sul ferro e beffardamente esce. Guadagnola cattura rimbalzo e lo offre a Carpanzano. Carpanzano ha un lob per Artioli, ma Dianni recupera bene, la palla arriva nelle mani di Guadagnola, che riapre per il numero 12 Latella, che si alza, il tiro è corto, la lotta a rimbalzo, c'è una deviazione di Medizza, ma il possesso è per l'Airfire. Ormai 2 minuti al termine, ci accingiamo a giocare gli ultimi 120 secondi di gioco, con Marco Reali che va a superare la metà campo posto a Carpanzano. Carriso che ferma il palleggio, poi va da Bisconti, spalla a Canesso, Bisconti, gran movimento, fallo di Medizza. Luca Bisconti va in lunetta per 2 tiri liberi, ancora una giocata di Luca Bisconti che è andato a prendersi il fallo di Medizza. Eccolo Bisconti che mima come di consueto il movimento dalla lunetta e poi piazza il primo personale, più 13. E con questo sono più 14 e Coach Origlio richiama in panchina il totem Luca Bisconti, che viene accolto da tutta la panchina con i 5, torna in campo lo zio Stefano Saletti, più 14-1.48, Carpanzano supera la metà campo, Marco Reali si oppone a lui, la palla arriva ora a Guadagnola che si alza da 3, Dianni gli oscura la vista, rimbalza di De Fabritis, la palla arriva a Carriso, Carriso ha una mezza idea, poi si ferma, vuole giocare Reali. Reali che prende la rincorsa, pick and roll con Saletti, Reali che scarica a Dianni, palla in angolo a Carriso, si alza dall'angolo il preside e mette un'altra tripla sull'assist di Dianni, e questa è la tripla che praticamente mette una pietra tombale su questa partita, che l'Airfire porta a casa e mantiene la vetta della classifica. Nel frattempo Medizza, nel tentativo di schiacciare, perde la maniglia e riconsegna la palla ai padroni di casa. Marco Reali in palleggio, più 17 possesso, ancora Carriso che aperto dall'arco, Saletti alto basso con Dianni, grandissima giocata, assist di Saletti, 2 per Alfonso Dianni, e De Fabritis va a fare fallo perché coach Origlio vuole
dare la standing ovation al preside Manuel Carriso. Torna in campo Leonardo Di Francesco. Siamo a più 19, la Virtus Airfire risponde al colpo piazzato ieri dal cuore basket Napoli e va a riprendersi pur se in concomitanza la vetta della classifica di questo girone C. Nel frattempo Carpanzano butta l'ennesimo possesso offensivo, ospite, e l'Airfire va a giocare questo possesso con 33 secondi sul cronometro per chiudere questa partita. Marco Reali in palleggio, Marco Reali che offre a Leonardo Di Francesco, Leonardo Di Francesco ferma il gioco, poi offre a De Fabritis, pick and roll con Saletti che non va per il bell'intervento di Artioli che va dall'altra parte e c'è la tella che era andato a tirare, Di Gianni lo aveva cancellato ma prima c'era stato il fallo di Leonardo Di Francesco e il numero 12 in maglia blu, la tella va in lunetta per due tiri liberi, 11 secondi sul cronometro, la tella sbaglia e non di poco il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, la lotta a rimbalzo vede prevalere Alfonso Di Gianni che controlla il rimbalzo. Ci sarà quest'ultima azione, ultimo possesso, 9 secondi sul cronometro. Vediamo che il pubblico applaude ma De Fabritis non ne vuol sapere, va al tiro, finisce qui. Finisce qui a Valmontone, l'Airfire Virtus Valmontone batte 80 a 61 la squadra calabrese. Vediamo che Guadagnola ha qualcosa da ridire sull'ultimo tiro di De Fabritis, si spiega con gli altri giocatori dell'Airfire, vediamo che le squadre lasciano tranquillamente il campo. A Valmontone l'Airfire Virtus Valmontone ha battuto per 80 a 61 la Mastria Vending di Catanzaro e andiamo a vedere ora i parziali prima di salutarvi. Nel frattempo i ragazzi della Virtus si raccolgono a metà campo per il saluto. Purtroppo non abbiamo buone notizie dal sito web che non vuol saperne di darci l'aggiornamento dei parziali dei giocatori. Attendiamo ancora qualche secondo. Purtroppo non abbiamo buone notizie dal sito web, pertanto dobbiamo chiudere qui a Valmontone. L'Airfire Virtus Valmontone saluta i suoi tifosi per questo splendido 2016 battendo per 80-61 la Mastria Vending di Catanzaro e torna così in vetta alla classifica del girone C di questa Serie B, pur se in concomitanza con la Cuore Basket Napoli. È doveroso da parte nostra augurare a tutti gli appassionati di basket un buon Natale e un felice 2017. Ci risentiremo mercoledì 4 gennaio quando la Virtus sarà opposta in casa allo Sport e Cultura Patti. A risentirci alle prossime trasmissioni.